Allora, so che hai giocato in varie squadre, Virtus Roma, Stella Azzurra, Roseto, Latina, Cividale, quindi ti volevo chiedere come prima domanda qual è l'impatto con la Serie A dopo tanti anni delle serie minori? Beh, diciamo che è stata molto difficile trovare ritmo perché ovviamente nelle serie minori non trovi così tanti americani, cioè nel senso giocatori di livello. Quindi a livello fisico ho fatto più fatica perché ovviamente sono tutti più, almeno grosso quanto me, se non di più e più forti. Ho dovuto trovare un tempo di adattamento e con l'aiuto di giustamente tutti questi qua che sono delle persone super che mi davano sempre consigli, me la sto cavando abbastanza bene, diciamo. Poi, come seconda domanda ti volevo chiedere, noi conosciamo Coach Bonicioli, sappiamo che tipo è, e quindi volevo chiederti come sta influendo sulla tua esperienza in Serie A, soprattutto lui in particolare. Diciamo benissimo, perché lui è uno che cioè, per quanto mi riguarda, mi sprona molto, chiede tantissimo, perché giustamente dice sempre: non chiedo cose che un giocatore non può darmi. Quindi chiede tanto perché sa che posso dargli tanto, ed è questo che mi dà, diciamo, forza per poter lavorare al suo ritmo tutti i giorni, perché si è visto anche i miglioramenti che ho fatto da quando è arrivato, quindi direi che con lui ho un rapporto molto, molto particolare. Poi, altra domanda ti volevo chiedere, se hai dei piani per un ritorno in nazionale con il Camerun, visto che ci hai già esordito nel 2021 e il Camerun sappiamo che farà il torneo preolimpico a Riga, quindi se per quest'anno o magari anche per il futuro hai qualche piano con loro. Allora, diciamo che le convocazioni nazionali non le decido io, quindi a me sarà sempre un onore rappresentare il mio paese. Se verrò chiamato risponderò sempre presente. Quindi io faccio quello che è sotto il mio controllo, mi alleno e penso a migliorare. Poi se alla fine ti arriva la soddisfazione di una chiamata nazionale, ti rispondo sempre presente con piacere. Ok, perfetto. Ritorniamo a Scafati. L'ultima partita contro Tortona è stata praticamente vinta al Cardiopalma. E fammi un piccolo commento della partita, vai. È stata una partita molto intensa, come ce l'aspettavamo, giustamente, perché Tortona è una signor squadra di questo campionato. E noi siamo stati bravi a stare in partita per tutti e 40 minuti, quello che ci è mancato nella partita precedente a Brescia. Abbiamo fatto un'ottima partita, ma per 35 minuti, negli ultimi minuti, loro si sono dimostrati perché sono i primi in classifica ed è quello che ci è mancato a Brescia, ma stavolta siamo stati bravi a stare dentro per tutti e 40 minuti, solidi sia in difesa che in attacco, ed è quello che ci ha permesso di portare a casa i 2 punti. Ok, ultima domanda, poi ti lascio andare, ti libero. Ovviamente la stagione non è finita, quindi parlami un pochino degli obiettivi per le prossime partite e per appunto la parte finale di questa stagione. Ovviamente Allora, sia individuali che di squadra. a livello individuale continuo il mio processo di crescita che è iniziato da quando sono arrivato qui. Mi alleno perché so di poter aiutare la squadra in qualche modo, quindi do il massimo quando entro in campo e anche quando non sono in campo. E per quanto riguarda la squadra, noi siamo concentrati su di noi, una partita alla volta, conosciamo il nostro valore. Sappiamo quali sono le nostre potenzialità e cercheremo di vincere più partite possibile, con ovviamente obiettivo di poter agganciare uno dei posti ancora disponibili per i playoff.